Quando penso a pasta e patate mi viene in mente New York. Ogni tanto Brooklyn, però spesso New York. Vabbè, forse perché ci sono tanti napoletani a New York. E poi comunque sapete che io sono amante della patata e delle patate, ovviamente. Dai, ragazzi, sigla e cominciamo la nostra preparazione della ricetta originale di pasta e patate. Per 4 persone abbiamo bisogno di 200 g di pasta corta. L'ideale sarebbe pasta mista come questa, trafilata al bronzo. Poi 500 g di patate. L'ideale sarebbe patate rosse come queste. Teoricamente ci vorrebbe una cipolla bianca media. Io ne ho due piccoline, una rossa e una dorata. Me le farò andare bene comunque. 4 o 5 pomodorini datterino, giusto per il colore e anche un po' per l'acidità che rilasciano. Uno spicchio d'aglio e poi un gambo di sedano. Un ingrediente presente nella ricetta originale è la pancetta. Ovviamente, se volete fare la versione vegetariana, potete non metterla e poi dopo vi do un consiglio. Ne abbiamo bisogno di circa 50-60 grammi. Poi della provola dolce, ma io ho provato a farla anche con la provola affumicata ed è qualcosa di spettacolare. Di provola 150-160 grammi. E poi circa 40-50 grammi di parmigiano reggiano. Ultimi ingredienti, un pochino di pepe. Sale, olio extravergine di oliva e poi 1 litro d'acqua. Vi ricordo che non siamo in pasticceria, quindi le dosi non sono tassative e fiscali. Quella che sto facendo oggi è la versione classica, tradizionale, originale napoletana ed è davvero deliziosa, squisita, buonissima. Ma non è l'unica versione di pasta e patate che io conosco. Ce ne sono anche altre che sono, per esempio, alcune vegane, alcune vegetariane e sono altrettanto buone. Poi magari più avanti, se volete, ne farò qualcun'altra, soprattutto se poi mi viene a me il trip di farmela e quindi sbrem, la farò. Comunque, cominciamo dunque la preparazione. Veramente io ho già cominciato. Tritare il sedano in cubetti, come avete visto. Fare un trito anche della cipolla. Vi ricordo, per la ricetta originale ci vorrebbe una cipolla bianca. Io però purtroppo oggi avevo queste due piccoline, una rossa e una dorata, e ho detto vabbè, yam ya. Quando uno dice yam ya vuol dire ok, tritiamo finemente pure la cipolla. Qualcuno si domanderà perché amo queste ricette napoletane. Beh, innanzitutto non si può non amare Napoli, non si può non amare i napoletani perché sono un popolo meraviglioso. Ma a prescindere da quello, non è che sono un popolo, siamo un popolo. Perché? Ora ve lo racconto mentre sto eliminando la pellicina dall'aglio e poi vado ad eliminare anche l'anima, quindi il germoglio centrale, perché vi ricordo che crea alitosi e reflusso gastrico. Mentre lo faccio, vi racconto questa cosa particolare. I miei antenati, quindi trisnonni, eccetera, eccetera, Barbato, erano di Pozzuoli. Quindi ho anche nelle mie vene questo sangue partenopeo, quindi è partenopeo e parte no. Vabbè, ya, ci siamo capiti. Torniamo alla ricetta. L'aglio va tritato fine, 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 fine. La pancetta la facciamo semplicemente dapprima in listarelle per poi ottenere dei cubetti, classico taglio che viene utilizzato per poi fare anche carbonara, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, in questa maniera. E anche questa la andiamo ad aggiungere insieme al sedano, alla cipolla e all'aglio. Mettiamo tutto quanto insieme. Quindi all'interno di una pentola dei bordi alti inserire olio extravergine di oliva sufficiente per coprire bene il fondo, dopodiché aggiungere tutto questo misto di soffritto, quindi il sedano, la cipolla, l'aglio tritato e la pancetta. Fate andare il soffritto a fuoco basso basso, in quanto è importante recuperare anche il grasso rilasciato dalla pancetta ed è fondamentale per evitare che nella fase successiva di cottura le patate si attacchino al fondo della pentola. Passiamo alle patate. Allora, dopo averle pelate, le mettiamo all'interno di una boule con acqua fredda per evitare che a contatto con l'ossigeno si possano ossidare. Dopodiché le tagliamo in cubetti come questi. Però c'è una cosa importante.
le dobbiamo tagliare e dopo che le abbiamo tagliate non dobbiamo reinserirle all'interno della boule con acqua. Perché? Perché il loro amido ci torna utile. Quindi questo lavoro di tagliarle dobbiamo farlo solo dopo che il soffritto è già cominciato e il soffritto dobbiamo farlo a fuoco bassissimo. Diciamo che questa è la prima vera difficoltà. Nel momento in cui il soffritto è pronto, bisogna immediatamente versarci dentro le patate. Però il problema è che se tagliate troppo presto le patate, queste a contatto con l'ossigeno si possono ossidare. In pratica, dovete essere velocissimi a tagliare le patate e appena il soffritto le chiama, come avete visto, cioè vuol dire che abbiamo raggiunto quel risultato, sbreme immediatamente dentro. Prima vera difficoltà, ma che comunque, come avete visto, è facile da gestire. Dopo aver aggiunto le patate, alzare la fiamma e poi aggiungere del sale e del pepe. Quando le patate cominciano a sfrigolare, guardateli in quell'angolino in basso, perfetto. Bene, allora a questo punto abbassare un pochino la fiamma. A questo punto tagliare i pomodorini in quattro parti. Io sto utilizzando dei datterini, ma voi potete utilizzare anche dei pachino, insomma, 4-5 pomodorini piccolini vanno benissimo. Sono importanti perché permettono di bilanciare l'acidità della ricetta, perché altrimenti risulterebbe priva di acidità. E dopo circa 7-8 minuti da quando abbiamo inserito le patate, aggiungere anche i pomodorini. Proseguire la cottura delle patate a fuoco medio-basso per circa 20 minuti. Di tanto in tanto mettete il coperchio, poi toglietelo e mescolate bene. E ora vi spiego un paio di cose durante questa fase di cottura. Dato che non abbiamo eliminato totalmente l'amido dalle patate e nonostante sul fondo della pentola ci sia sia l'olio che il grasso della pancetta, le patate, nonostante tutto, man mano che si cucineranno, tenderanno ad attaccarsi ed è una cosa normale, anzi, è una cosa positiva, proprio perché si svilupperà una reazione chimica tra gli zuccheri, gli amidi e le proteine, chiamata reazione di Maillard. E questa reazione permette di concentrare ed esaltare il sapore, rendendolo più corposo, quindi più importante. Ma prestate attenzione, in quanto il segreto del successo è proprio qui. Se si dovesse attaccare, va bene, ma se si dovesse attaccare e bruciare, diventerebbe sgradevole, soprattutto la cipolla. Quindi questa è la seconda vera difficoltà di questa ricetta, ovvero trovare il giusto e perfetto equilibrio. Si deve attaccare e deve cominciare ad avere un colore brunastro, ma non lo deve superare. Se lo supera, si brucia. A questo punto, aggiungere 1 litro esatto di acqua a temperatura ambiente, non serve mettere l'acqua fredda, anzi, è meglio inserire l'acqua a temperatura ambiente. Quindi, con un cucchiaio di legno, verificare che sul fondo della pentola non rimanga nulla attaccato, perché se rimane attaccato con il calore diretto lì si può bruciare anche se c'è comunque dell'acqua all'interno della pentola. Quindi bisogna staccare tutto quanto quello che c'è sul fondo della pentola. Rimettere dunque il coperchio, alzare la fiamma e portare velocemente ad ebollizione. Quando giunge ad ebollizione, allora aggiungere un pochino di sale. Prima abbiamo aggiunto il sale per cuocere le patate, ora lo dobbiamo aggiungere per cuocere la pasta. Calare dunque la pasta e cuocere con il coperchio semiaperto per il tempo indicato sulla confezione della pasta. E ora parliamo della terza difficoltà, ovvero ottenere la giusta densità, quindi né un prodotto troppo brodoso né un prodotto troppo asciutto. In linea di massima vi ho dato delle misure che vi possono aiutare abbastanza. Tuttavia dovete regolarvi in questo modo: alzare o abbassare la temperatura, quindi la fiamma, e mettere o togliere il coperchio, fare un po' Karate Kid. In ogni caso, tenete da parte un pochino di acqua calda e nel caso in cui verso fine cottura dovesse risultare troppo asciutto, la potete aggiungere, però non prima degli ultimi 2 minuti di cottura. Ok? E se invece dovesse risultare troppo brodoso, sempre gli ultimi 2 minuti di cottura, bene, in quel caso alzare il coperchio, quindi togliere il coperchio, alzare il fuoco e mescolare velocemente. In questa maniera otterrete più facilmente la giusta densità. Importantissimo in ogni caso mescolare, quindi ogni 2 minutini più o meno alzate il coperchio e mescolate, anche ogni minuto, minuto e mezzo, insomma.
Gli ultimi 2 minuti di cottura assaggiate e regolate di sale se dovesse essere carente. Se va bene, invece, va bene così. Quindi terminare la cottura. Quando è cotta, togliere la pentola dal fuoco e aggiungere il parmigiano e la provola tagliata a cubetti. Mescolare bene fuori dal fuoco fino a quando la provola non sarà perfettamente sciolta e legata alla pasta. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che in Goppo Usiti Internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. E vabbè, va. Ragazzi, lo chiedo mucho. Ci vediamo alla prossima video ricetta, ma prima dobbiamo impiattare e fare la prova dell'assaggio e poi diciamolo ebbene yes. Ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Non lo so che cos'è. Tutta a me, c'è una cremositaggine, un profumo, una meraviglia. Comunque, ragazzi, a me pasta e patate piace. Se volete qualche altra ricetta di pasta e patate la faccio, eh. Magari qualcuna vegana con il rosmarino, senza pancetta. E, insomma, ne ho tante di idee, perché questo è un tipo di pasta che io amo veramente tanto. Comunque, per chiudere il piatto, un pochino di pepe macinato fresco e poi un filo d'olio extravergine di oliva e sbrem. Facciamo la prova dell'assaggio, mi consente? Vabbè ragazzi, insomma, questa è la versione originale della pasta e patate, vediamo un po' com'è. Vabbè, oh, cioè, non so se avete visto quando fila. Oh, ma dove vai che fai la fila? Filo. Mamma mia, che cosa non è, ma che. Vieni qua, ti faccio vedere c'è il forno che suona. Guarda che cosa c'è in forno che sto tirando fuori. Mamma santa, guarda. Questo è il pollo al sale. Vabbè, quindi ragazzi, la cena è pronta. Pasta e patate con il pollo al sale che poi sarà il prossimo video che vedrete. Va bene, oh, non è, cioè, non ho parole. Cioè, non ho parole. Non ho parole. Avrei soltanto tante cose da dire, ma non posso, ho vietato. Che poi prende, va, fa il giro e poi ritorna. Peccato che è calda ancora, però fa niente. Un chiaro mucio. Alla prossima video ricetta. Ora sai come si fa. Pa-ra-pa-pa-pa-pa. E poi dopo vedremo anche la ricetta del pollo al sale. Ok? Andiamo. Un chiaro mucio.